Allora, la scenetta Arabella e il maestro è uscita dalle teche Rai. L'abbiamo sbobinata proprio da quello che potevamo ottenere attraverso il computer. Ci mostra una scuola che risente dei fermenti rivoluzionari degli anni 70. La grandissima Sandra Mondaini, nei panni di una bambina terribile, e Arabella e Raimondo Vianello in quello di un mite sbalordito maestro, sembravano precorrere i tempi annunciando molti cambiamenti che di lì a poco diverranno prassi comune, con il consueto fine umorismo e gag che ricordano le comiche degli anni 70. Sara interpreterà Arabella e Stefano interpreterà il maestro. Abbondanza Maria, assente. Valerio Giulio, assente. Brocca Donatella, anche lei assente. Colombini Guido, amate Marema, assente. Discoletti Arabella, presente. Presente, ma come presente? Sì. Ah, tu non hai fatto sciopero come tutti gli altri alunni? No. Brava, mi congratulo. Il fatto che tu sia venuto a scuola dimostra che non sei una bambina indisciplinata. No, dimostra che non sono una bambina scema. Perché se io sono venuta a scuola, ci sei dovuto venire anche tu. Ecco, non hai potuto andare a spasso. Pronto e vivace. Te saresti il nuovo maestro? Perché dici saresti? Perché il direttore ti ha fatto venire qui senza consultarci. Guarda, carino, che tempi sono cambiati. Guarda che noi ci abbiamo l'LST. L'LST, ma cosa dici? Sì, l'LST, Liberi Scolari Democratici, è il nostro sindacato. Sindacato? Sì, e se tu non vuoi avere dei guai, devi avere a che fare con me che sono la segretaria. Segretario? Ehi, ma cosa fai? Ripeti? È la prima volta che vedo un maestro ripetente. Allora apri bene orecchie e ascolta le richieste della mia classe. Aspetta, quale classe? Che tu solo il grembinino hai due numeri. Cosa fai, la terza o la quarta? È la quarta volta che faccio la terza, va bene? Anzi, io di grado, va bene? Adesso ascolta la nostra ascolta le richieste e zitto. Dunque, prima richiesta. Abolire la cattedra, simbolo del terrorismo e dittatura contro le lotte di classe. Abolire, abolire, abolire! Il maestro deve sedere in piena qualità fra gli alunni. Quindi vieni qui e siediti e metti le braccine in seconda. Sì, le braccine in seconda. Sì, bravo, così, di dietro. Sì, va bene. Seconda richiesta. Zitto. Ristrutturazione delle interrogazioni. Quando che tu vuoi interrogare qualche bambino, non devi fare così tutto il registro col dito. Venga, 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 venga. Così ci puoi prendere un colpo, l'hai capito? Ci vuole il preavviso, oh. Come il preavviso? Si capisce, devi avvertire il giorno prima. Non ci puoi interrogare così, a tradimento. Ma dico, come farci tu? Facci il male? Ci vuoi torturare? Piano, piano. Silenzio! Terza richiesta. Uno scolara o uno scolara ha il diritto di avere vicino un avvocato, capito? Sì, se no. Zitto, vieni in seconda! Quarta richiesta. Quando io alzo due dita così, è inutile. Cosa vuoi, vai pure. Io non ti chiedo il permesso, io ti informo, capito? Io ti informo che mi scappa e basta, è chiaro? Sì, sì, è chiaro. Allora, queste richieste, tu le accetti? Ma se io accetto queste richieste, puoi mi accettare a me come maestro? No, devi superare un esame per vedere se sei adatto alla psicologia di altri bambini. E va bene, fammi questo esame. Che cos'è più veloce della luce? Ah, ma non c'è niente più veloce della luce. E invece sì, la pipì. Perché ieri sera ero nel mio lettino, non ho fatto in tempo ad accendere la luce che... Fai la track! L'hai capito? Sì, sì, ho capito. Sì, però io ho capito che non sei niente né di fisica né di bambini. Ah, ti faccio un altro test. Vieni alla lavagna. Di corsa! Sì, sì, di corsa. Io ti faccio un test. Un testone io ti faccio. Un testone a te. Stai attento, eh? Problemino.
Se un corpo nello spazio ruota di 90 gradi intorno al suo asse, quante stelle puoi vedere? Come? Se un corpo nello spazio ruota di 90 gradi intorno al suo asse, quante stelle puoi vedere? Ah, ma non esiste nessun corpo che girando di 90 gradi nel suo asse mi faccia vedere le stelle. Ah, non esiste? No. E allora guarda. Beh, quante stelle hai visto? Sto parlando con te. Ah, non vuoi rispondere? E allora guarda, se non rispondi vuol dire che non puoi avere un dialogo con gli altri bambini. E noi ti rifiutiamo, perché sei antidemocratico, retrograde e autocrate. Oh! Povero maestro! Ma le cose cambiano. Vediamo la scuola oggi invece. Stacchetto e trasformiamola.